Un saluto da Ivan Paparella e ben ritrovati sul nostro canale YouTube. Oggi conosciamo il nuovo Oppo A72, uno smartphone molto interessante, ve lo dico subito, perché riesce a coniugare delle caratteristiche tecniche di buonissimo livello, da buon medio di gamma, con un prezzo d'acquisto contenuto sotto i 300 euro, un bel po' contenuto sotto i 300 euro, perché il listino è fissato a 279 euro, ed è uno di quegli smartphone davvero intelligenti perché ha tutto ciò che serve, in alcuni reparti addirittura un po' di più di quello che ci si potrebbe aspettare. È piacevole da usare, regala una positiva esperienza d'uso con anche direi un punto esclamativo del quale tra poco vi parlerò. Andiamo a vedere allora quali sono tutti i dettagli di questo nuovo Oppo. La parte frontale, purtroppo, come capita da moltissimi tempi e su tantissimi smartphone, non riesce a regalarci qualcosa di particolarmente originale. Questo non vuol dire che non sia bello, anzi c'è la fotocamera che viene ospitata nello spigolo superiore, bordi molto sottili sia sui lati che nella parte superiore, un pochino più spessa invece la parte inferiore. Abbiamo una cover con una finitura davvero molto piacevole, con questa degradazione di colore che va dal petrolio fino a questa specie di prugna, viola, come lo vogliamo chiamare. Peccato che la finitura lucida lo renda veramente soggetto alle ditate, allo sporco. Ho pulito lo smartphone pochi istanti prima di avviare questa registrazione, davvero è bastato toccarlo 3-4 volte per sporcarlo. Ma anche questo non è un problema che coinvolge soltanto Oppo A72, ma molti dispositivi che hanno questo tipo di finitura. Ma andiamo alle cose di sostanza, le caratteristiche tecniche. Parliamo di display 6,5 pollici, un pannello IPS con risoluzione 1080x2400 pixel, un display con delle buone caratteristiche dinamiche, non ha certamente magari i contrasti o i colori saturi che possiamo trovare su un display AMOLED o il punto di nero, ma è un display che si fa apprezzare in tutte le condizioni di utilizzo, ha un discreto livello di luminosità, si riesce a usare senza grossi problemi anche all'aperto, e io tutto sommato continuo a ripetere che la tecnologia IPS secondo me riesce comunque a regalare una capacità di visualizzare i contenuti un po' più fedele rispetto alla realtà che il nostro occhio sta vedendo. Quindi un display certamente piacevole anche questo di Oppo A72. Nella parte superiore abbiamo questa piccola griglia che ospita la capsula auricolare, poi vediamo anche come funziona quando faremo la nostra telefonata di test. Nella parte inferiore tasti di dialogo con il sistema operativo, che è Android 10, su cui gira la ColorOS 7.1, quindi l'ultima interfaccia di Oppo. Possibilità ovviamente di gestire il sistema anche con le gesture, se volete i pulsanti possono anche essere completamente invertiti, quindi se magari siete mancini o semplicemente preferite avere il tasto back sulla destra, lo potete fare in maniera molto rapida. Spostiamoci sul profilo, che è inferiore ai 9 mm con un peso di 192 grammi. Qui sul profilo destro abbiamo il pulsante di accensione che incorpora anche il fingerprint, un fingerprint che riprende una scelta che stiamo ritrovando su molti smartphone, soprattutto di questa fascia di mercato, anche qualcuno di più costoso, che di fatto va un po' a frapporsi in una zona intermedia tra chi preferisce il fingerprint frontale, tra chi come me lo preferisce invece fisico nella parte posteriore. Ecco che questa via di mezzo dovrebbe accontentare un po' tutti. La realtà dei fatti è che questo posizionamento è molto intelligente, perché di fatto permette di interagire con il fingerprint con un maggior numero di posizioni del telefono. Un'altra cosa che credo sia un dato oggettivo è che il fingerprint fisico secondo me ha ancora lunga vita, perché le sue prestazioni sono di solito molto più affidabili e rapide rispetto ad alcuni fingerprint sotto al display, di cui secondo me si potrebbe anche fare a meno per come funzionano. Andiamo a vedere qualche altro dettaglio. Profilo di sinistra abbiamo il controllo del volume, e qui un'altra cosa molto molto interessante: abbiamo uno slot triplo, quindi con due SIM più l'espansione di memoria. Ecco una di quelle cose che secondo me fa fare a questo Oppo A72 uno scatto in avanti a livello di interesse, perché la memoria può essere espansa ma non dovete rinunciare alle due SIM, non ci vuole molto a farlo, no? Ecco, sono proprio contento di trovare questa soluzione anche su questo nuovo Oppo A72. Completamente liscia la parte superiore. Nella parte inferiore abbiamo l'altoparlante di sistema, un connettore USB di tipo C, il microfono e, altra cosa che ritrovo sempre con grandissimo piacere, il jack audio da 3,5 mm.
Parte posteriore, ritorniamoci, la fotocamera 48 megapixel, il sensore principale con una focale standard e la lente f1.7. Abbiamo poi una fotocamera secondaria, una ultra wide da 8 megapixel con lente f2.2. Ci sono poi altri due elementi da 2 megapixel, uno per la gestione della profondità. E il quarto invece è un sensore in bianco e nero che di fatto permette di raccogliere anche informazioni sui contrasti per migliorare l'efficienza complessiva della fotocamera. Vi parlavo di un punto esclamativo, lo troviamo nella batteria, 5000 mAh, una batteria estremamente generosa dal punto di vista dell'amperaggio, ma lo è anche dal punto di vista della prestazione complessiva, perché il processore che adesso andremo a conoscere, comunque si tratta del Qualcomm Snapdragon 665, non tende a scaldare in maniera eccessiva neanche quando è posto in condizioni di lavoro particolarmente gravoso. Questo permette di avere delle temperature di esercizio assolutamente sotto controllo e con una batteria così capiente l'autonomia davvero non è un problema. Che anche gli utilizzatori più incalliti riusciranno ad arrivare a sera senza problemi. La realtà è che questo smartphone con utilizzo intermedio riesce ad arrivare addirittura a coprire le due giornate di utilizzo, quindi un vero plauso a Oppo anche per questo tipo di soluzione. Vi parlavo di hardware, il processore, ve lo ribadisco, è il Snapdragon 665 che viene accoppiato in questa configurazione con 4 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria integrata. Ribadisco ancora una volta che potete anche espandere lo storage con supporti micro SD. Andiamo a vedere le impostazioni. Ecco qui ritroviamo la Color OS che è stata aggiornata di recente e secondo me ha fatto un balzo in avanti notevolissimo dalla versione 6 alla versione 7, sia direi in una maggiore razionalizzazione delle voci che forse andrebbe ancora raffinata per essere un pochino meno dispersiva, ma comunque ci sono tanti utili settaggi, ma trovo che ci sia stato un salto in avanti enorme dal punto di vista della grafica. Ora se lo incontriamo vi farò vedere anche un settaggio che ci permette di modificare anche il layout e la grafica delle icone. Io utilizzo sempre il design material che ho sempre molto apprezzato anche quando è stato inserito nel mondo Android alcuni anni fa, e ora vi faccio vedere che lo possiamo scegliere anche per la grafica delle icone. Partiamo proprio dal display. A questo punto di qui si può attivare anche la modalità scura. Ovviamente qui il tempo di sospensione del display l'ho portato a 30 minuti per non farlo spegnere in continuazione. Si può lavorare anche sulla temperatura del colore, anche questa è una cosa certamente comoda. Andiamo a vedere anche schermo home, da qui si può lavorare sul layout della schermata, quindi quante icone far comparire eventualmente nella griglia. Ecco qui, impostazioni tema, impostazioni sfondo, impostazioni stile delle icone. Ci sono questi 1, 2, 3, 3 sono predefiniti, in realtà c'è il predefinito, stile material e ciottolo, e poi c'è uno personalizzato che potete anche modificare voi stessi, quindi ecco da qui potete cambiare la grafica e io trovo che sia una cosa estremamente piacevole, proprio perché l'interfaccia anche graficamente, al di là della sua struttura, delle sue funzioni, è molto piacevole da osservare. Di qui si può impostare lo sblocco con il volto, il settaggio del fingerprint che abbiamo appena visto, vediamo se trovo qualcos'altro interessante qui. Strumenti di utilità, ecco qui i pulsanti di navigazione, ve ne parlavo poco fa. Se volete potete far scomparire i pulsanti virtuali, quindi utilizzare le gesture, o se no invertire, come ho fatto io in questo momento, la sequenza dei tasti. Privacy, anche qui c'è qualcosa di importante che riguarda la possibilità di bloccare le applicazioni, quindi di proteggere con una password le applicazioni se non volete renderle utilizzabili a occhi indiscreti o qualcuno a cui prestate momentaneamente lo smartphone. C'è lo spazio bambini, anche questo è estremamente comodo per dedicare uno spazio ai nostri figli, magari se sono particolarmente piccoli, per inibire l'accesso ad alcune zone del telefono, per limitare il tempo di utilizzo del telefono. Anche questa è una cosa estremamente comoda. Vediamo qui alla voce sicurezza cos'altro vi posso raccontare di interessante.
Allora, io in mente sto cercando una cosa che adesso spero di riuscire a trovare, eccola qui, tastiera. La tastiera sicura. Usa la tastiera sicura quando inserisci una password. L'abbiamo già visto su molti altri dispositivi di Oppo, è una tastiera integrata nello smartphone che non viene coinvolta nei processi di rete, quindi non scambia dati con la rete, che non consente l'utilizzo di applicazioni in background, che possano raccogliere informazioni della nostra digitazione e soprattutto non memorizza la digitazione di ciò che stiamo scrivendo quando stiamo lavorando in campi che prevedono l'inserimento di nostri dati sensibili. Piccoli dettagli, ma che ci fanno capire certamente l'attenzione anche al livello di sicurezza di questo telefono. Possibilità di utilizzare anche l'OTG, ecco, c'era anche la registrazione dello schermo, vediamo se la ritrovo. La registrazione dello schermo mi è scappata, eccola qui. Registrazione dello schermo, anche questa è molto interessante, soprattutto magari per i videogiocatori, perché si può videoregistrare la schermata. Potete scegliere anche la risoluzione del video, se portarla fino al Full HD. Qui vi viene comunicata anche la quantità di dati che starete registrando. Una risoluzione intermedia, questa troverete di default, o la risoluzione, il buon vecchio VGA, che ogni tanto fa la sua comparsa dopo averci accompagnato per decenni. Andiamo a vedere qualche altra cosa. Ecco, da qui si possono clonare le applicazioni. C'è lo spazio gioco e questo mi fa venire in mente che avevo preparato anche una cartellina che ho chiamato Oppo, nella quale troviamo lo spazio gioco di cui vi ho appena parlato e anche questa bellissima funzione Oppo Relax che permette di. Sto zitto perché si sente questa musichetta, si possono scegliere una serie di funzionalità dedicate al nostro relax, musiche rilassanti, sfondi rilassanti, video rilassanti, cose che possono veramente per qualche minuto regalarci un pochino di pace, magari durante giornate particolarmente stressanti. Va bene, ci siamo presi qualche istante di relax insieme al nuovo Oppo A72. Continuiamo con il nostro test dopo aver raccontato le cose principali. Andiamo a fare la nostra chiamata di test al 190 di Vodafone. Vodafone ti dà il benvenuto. Ti stiamo mettendo in contatto con il nostro assistente digitale e ti ricordo. Ok, parte telefonica, davvero non ci sono problemi per ciò che riguarda la ricetrasmissione del segnale. Per ciò che riguarda la parte acustica, direi che mi è piaciuto particolarmente il volume, sia in capsula che in viva voce. La qualità non è eccellente, nel senso che ogni tanto si concede qualche rimbalzo metallico, ma siamo ai dettagli. La cosa positiva anche è che se vi trovate in ambienti rumorosi, mi è capitato, come spesso faccio, di provarlo in automobile, perché quando faccio questo test, non connetto il telefono al viva voce Bluetooth dell'automobile, si riesce a conversare senza grossi problemi, si viene sentiti correttamente dal nostro interlocutore, sentiamo in maniera più che buona. Direi che la cosa importante è questa. Poi, se la qualità non è eccellente, se non sembra di parlare da un telefono fisso, non è poi realmente un grosso problema. Andiamo a vedere la navigazione internet, va bene, non stavo guardando alcune notizie qui sul sito del Corriere della Sera, quindi continuiamo a navigare qui sul sito del Corriere, non entriamo nel nostro solito cellulare magazine. Direi che anche in questo caso, anche qui abbiamo un sito che non è proprio leggerissimo, ma comunque viene digerito senza problemi anche dal nuovo Oppo A72. Ci sono proprio microscopiche scattosità, quando il contenuto viene riaggiornato, lo vedete, c'è qualche piccolo scatto, ma insomma siamo veramente ai dettagli, sono più cose che servono per la recensione che nella reale quotidianità. Andiamo a vedere in ultimo la fotocamera. Mi dovete scusare perché io non trovo, eccolo qua, l'ho trovato, il mio giocattolino colorato, eccolo qua, era in una posizione diversa rispetto al solito. Fotografiamolo assieme. Questa è la focale normale, questa è ovviamente la grandangolare, ma sto fotografando anche il mio dito. C'è anche una posizione 2x, in questo caso riusciamo anche a mettere a fuoco con la 5. Ci riusciamo anche con la 5 a mettere a fuoco. Bene, molto interessante anche questa cosa. Ora vediamo anche in realtà come abbiamo scattato. Prima di andare a vedere i risultati delle fotografie di questi giorni, vi faccio vedere l'interfaccia: foto, video, modalità notturna, ritratto. Qui nella modalità altro potete attivare lo slow motion, la modalità esperto, quindi con la possibilità di scattare con il controllo manuale di tutti i parametri dell'esposizione. Premendo su questo pulsante attiverete anche la possibilità di scattare con la 48 megapixel, perché
il telefono, un po' come capita da diversi periodi su tanti smartphone, quando c'è la presenza di un sensore con risoluzioni così alte, opera il cosiddetto pixel binning, quindi espone più pixel come se fossero uno di grandi dimensioni. Questo naturalmente riduce di solito di un quarto la dimensione, in altre circostanze ci sono delle differenze anche da questo punto di vista, ma qui viene ridotta di un quarto, quindi si scatta di norma a 12 megapixel, avete la disponibilità di zoom, grandangolo e tutto ciò che volete. Se invece avete la necessità per qualche motivo di esitare degli scatti con un livello di risoluzione molto molto alto, proprio perché magari poi potreste fare degli ingrandimenti, dei crop, allora con le giuste condizioni di luce avrete la possibilità anche di scattare con una risoluzione davvero molto molto alta, ma utilizzatela con consapevolezza. Lo sappiamo tutti che sensori così piccoli non beneficiano particolarmente di risoluzioni così alte, ma in diverse circostanze di scatto questa cosa ci può aiutare tantissimo, non scartiamola a priori. Modalità creative, la possibilità di utilizzare anche l'HDR e la forzatura del flash. Avete visto che si è attivato anche l'obiettivo macro in questo momento. Andiamo a vedere la resa degli scatti che abbiamo eseguito. Da qui rientriamo da qui. Qui ci sono delle foto, queste sono fatte di giorno, scusate, sto facendo un po' di pasticcio, volevo ritornare all'anteprima delle fotografie. Allora facciamo così, partiamo dalle ultime che abbiamo appena fatto. Il nostro giocattolino colorato, che come potete vedere, nonostante sia stato scattato con uno zoom 5x, che è uno zoom non è ottico perché il sistema riesce a far lavorare in maniera corretta la super risoluzione della fotocamera principale e di quelle altre delle altre che compongono il set fotografico, ma guardate che razza di dettaglio siamo riusciti a tirare fuori. È vero, c'è una fortissima illuminazione e questo aiuta, ma c'è un dettaglio, e ciò che mi ha sorpreso anche è la messa a fuoco. Guardate come è a fuoco quell'immagine, lo è anche questa qui con la 2x, questa con la grandangolare, questa con la fotocamera principale, che è naturalmente quella che produce i migliori risultati. Scatti di sera, ne ho fatti alcuni anche pochi istanti prima di incominciare la recensione. Direi che c'è un ottimo lavoro anche quando si scatta con la modalità notturna, c'è un buon livello di l'esposizione è corretta, ma anche la leggibilità compressiva del fotogramma. Guardate come si vede bene il palazzo qui sullo sfondo, si vede anche il lampione, ovviamente si vede molto bene anche questo palazzo qui di fronte a noi. Qui invece sono le stesse foto scattate senza la modalità notturna, indugiando anche con lo zoom digitale che può arrivare fino al 10x, insomma lo vedete chiaramente, la prestazione decade in maniera abbastanza evidente. Ma se utilizzate soprattutto la modalità notturna, eccola qui, queste sono scattate con la 5x e la 2x, se avete l'accortezza di rimanere un pochino fermi, io ci sono anche riuscito, il telefono scatta con dei tempi di esposizione che arrivano addirittura a 7 secondi. Il risultato è questo, io credo che si giudichi da solo. Certo, non è un'immagine perfetta, c'è un po' di deterioramento sui dettagli, un pochino di disturbo, ma stiamo parlando di un telefono con super prestazioni, che non ha ambizione di essere un super camera phone, con un sensore a 48 megapixel, guardate che cosa si riesce a tirare fuori con questo smartphone. Quando invece utilizzate il cosiddetto inquadra scatta, cioè la modalità automatica, c'è un pochino più di sofferenza naturalmente in queste condizioni. Vi consiglio eventualmente di utilizzare la fotocamera principale ed eventualmente la grandangolare. Le altre sembrano, la modalità 2x e 5x in queste circostanze sembrano soffrire un pochettino di più. Qualche altro scatto, ma io volevo anche, giusto per velocizzare anche un pochino l'azione, andiamo a vedere qualche fotografia della mia maia. Guardate qui com'è maestosa, si è sdraiata proprio per farsi fotografare. Non scherzi a parte, sono io che la tampino, poverina, per fare un sacco di fotografie. Fotografia scattata all'aperto, quindi in condizioni di, scusate, al chiuso, quindi in condizioni di luce non esattamente ottimali. Direi che qui c'è un dettaglio davvero molto apprezzabile. Un fiore giallo, c'era un pochettino di vento, non è fuori fuoco, è leggermente mossa la foto perché c'era del vento, c'è questa parte del fiore che era ferma, questi petali invece venivano un pochino mossi dal vento, ma c'è anche un bel livello di sfocato. Ecco, questa va certamente meglio, soprattutto in questa zona. Foto all'aperto anche qui con lo zoom 10x utilizzato. Guardate qui, io direi che anche il cielo è stato davvero ben esposto, non ci sono sostanzialmente altre luci
bruciate bene anche il grandangolo con le linee orizzontali che non tendono ad avere, ad essere eccessivamente curve, ma guardate anche questi pilastri della fontana o i grattacieli, le classiche, le cosiddette tre torri del nuovo quartiere City Life, non tendono ad essere incurvati in modo innaturale, quindi mi sembra che ci sia un risultato piuttosto buono. Va bene, scusatemi, vi devo far vedere anche il mio faccione con la mascherina, che purtroppo, come sapete, qui a Milano è ancora obbligatoria. Qui con la modalità ritratto, lo vedete, c'è lo sfondo che è abbastanza sfocato, anche se forse c'è qualche artefatto qui nella zona del mio testone. Qui invece la situazione è sostanzialmente la stessa a livello di dettaglio, che mi sembra molto buono, ma c'è una è più evidente lo sfondo dietro di me, quindi l'occhio ha meno attenzione sul soggetto fotografato, ma anche sul resto della scena. Altre fotografie uguali, qui altre foto scattate in questi giorni, un altro fiore che direi che non fa altro che darci conferma che ci sono delle prestazioni complessive certamente molto buone. Una fotocamera che naturalmente dà il meglio di sé quando si scatta di giorno, soffre un po' di più come tutte le fotocamere quando si scatta di sera, ma mi sembra possa essere assolutamente premiata nelle sue prestazioni complessive. Funziona bene anche la modalità video, si può arrivare fino al 4K a 30 fps, direi che anche i video sono più che buoni considerando la categoria. In realtà il telefono è buono secondo me un po' tutto. Io faccio veramente fatica a trovargli dei reali difetti, sono un po' al livello che quasi me li devo inventare, perché è di fatto un telefono completo, c'è un buon display, c'è il triplo slot, c'è il jack audio, c'è un'autonomia importantissima, c'è una fotocamera con delle prestazioni assolutamente interessanti. Vi ho detto che forse c'è la parte telefonica con l'acustica che non è proprio perfetta, ma veramente siamo ai dettagli. La verità è che questo Oppo A72 è un telefono gradevolissimo da utilizzare, con una bella interfaccia, un ottimo fingerprint, e costa 279 euro. Mi fermo qui per questo video e vi rimando alle prossime recensioni. Un saluto da Ivan.